Rapidissimo il ringraziamento al mio amico e collega Antonio Bartolini. Vengo subito al dunque perché l'ora incalza. L'esperienza pugliese è piuttosto particolare perché abbiamo ascoltato subito il presidente Severini, il quale ci ricordava due aspetti, uno sostanziale e uno forse più formale, sul quale mi sarebbe piaciuto intrattenermi più a lungo. Quello sostanziale era quello della necessità di ridurre al minimo il tasso di discrezionalità che le decisioni finali, quelle che cioè intervengono sul territorio, il tasso di discrezionalità che presentano, dicevo, i provvedimenti singoli di gestione del vincolo. Ma io devo fare un passo indietro. L'esperienza regionale pugliese parte ai nostri fini dal 2000, quando la regione si dota del PUT, il piano urbanistico territoriale tematico, barra paesaggio. Quel barra paesaggio è molto importante perché ci fa immediatamente capire che si tratta di un tematismo, cioè di un piano a vocazione dichiaratamente settoriale. E d'altro canto la base normativa di quel piano era tutta nella legge regionale dell'80, la numero 56, nota al mio amico Sandro Amorosino, che prevedeva una serie di piani tematici. Questo piano non era un piano a vocazione generale, era un piano che riguardava alcuni ambiti territoriali che erano considerati di particolare pregio. Quindi siamo in una logica ormai superata della concezione del paesaggio. Ma subito dopo questo piano del 99-2000, questo piano subisce per mia colpa, quindi dichiaro subito la mia responsabilità pressoché assoluta, una vicenda molto particolare. Cioè, pur essendo dichiaratamente un piano tematico, quel piano diventa nel sistema della nuova legge regionale urbanistica, la 20 del 2001, ancora oggi vigente, colpa mia perché ne sono l'autore, diventa il parametro in base al quale la regione valuta la probabilità meritale dei piani urbanistici. Cioè accade in Puglia, a partire dal 2001, che i piani regolatori generali, che chiamai PUG, vengono approvati dalla regione se sono conformi a un piano tematico paesaggistico. Cosa succede in sostanza? Che il piano del 2001 subisce immediatamente una torsione, diventa consapevole, rischiosa quanto consapevole, diventa un piano nato tematico, ma che ormai esprime una vocazione generale. Di questa vicenda tiene conto l'attuale piano paesaggistico territoriale regionale, che ha visto la luce nell'agosto dello scorso anno. Vado per, anche qui per salti. Cosa accade con il PPTR? Anzitutto, e qui mi ricollego a una ulteriore osservazione del Presidente Severini, cambia completamente il linguaggio. Il linguaggio, perdonate, mi amo parlare schietto, diventa non il linguaggio asciutto dei contesti di giacenza, diventa quel linguaggio noto a tutti che possiamo chiamare il urbanistrese, cioè questa crasi di non facile decifrazione dell'urbanistica di sinistra. È una mia visione delle cose, ma di cui posso dare ampie prove. Per esempio, abbiamo negoziazioni processuali, abbiamo strati conoscitivi, ovviamente occorre reinventarsi dal basso. Non si può più dire comprensibile, si deve dire leggibile, non si può dire molteplice, si deve dire plurale. Abbiamo tutto questo sistema che, insomma, colora il PPTR, ma una volta depurato il sistema, noi abbiamo invece la sostanza che, a mio giudizio, è positiva. Positiva come bilancio. Quali sono le caratteristiche di struttura di questo piano? Anzitutto è un piano che fonda su un poderoso sforzo di conoscenza del territorio, cosa che noi in Puglia non avevamo. La prima regola, qui torna il DPR 616, conoscere prima di gestire, la prima regola che ha mosso i pianificatori è stata quella di cercare per la prima volta di riunire in un atlante delle conoscenze, questa è anche un'altra espressione del PPTR,
riferisco, e sono tutti dati che possiamo vedere, gli strati conoscitivi. Anche questa, come dicevo, è tipica del PPTR. Questi strati conoscitivi consentono agli operatori di avere il quadro sul quale poi impostare le regole di pianificazione del territorio, con una immediata precisazione. Il piano paesaggistico territoriale regionale produce uno sforzo poderoso di conoscenze, ma su cartografie, su documenti conoscitivi molto vecchi. Per cui accade una cosa particolarissima, che questo piano è estremamente dettagliato, produce uno sforzo davvero importante per conoscere tutte le dimensioni della Regione Puglia, ma su documentazioni sbagliate. Per cui il piano viene adottato nell'agosto, il 3 agosto del 2013, e a fine mese viene già il primo warning. Attenzione, abbiamo sbagliato. Che cosa era accaduto in sostanza? Che gran parte delle cartografie che erano state utilizzate non erano fedeli. E con atto di doverosa onestà intellettuale, abbiamo un grande assessore all'urbanistica, questo va detto, la nostra collega Barbanente, che ha tutta la mia profonda stima, e lo dico sempre pubblicamente, Angela Barbanente, con un atto di estrema onestà intellettuale, dichiara che quella cartografia non era più attuale. Nuova delibera di giunta regionale, siamo a fine agosto, nella quale si dice, in caso di contrasto fra previsioni cartografiche, rilevazioni cartografiche e realtà dei luoghi, ovviamente prevale la realtà dei luoghi. Questo doveva servire a rasserenare gli animi. Purtroppo, diceva prima Sant'Agostino, poi Mies van der Rohe, il diavolo sta nei dettagli. Qualcuno dice Dio sta nei dettagli, insomma, mettiamoci d'accordo. Il problema qual è? È che in questa delibera, per rasserenare gli animi sul fatto che prevaleva lo stato dei luoghi e non la loro rappresentazione cartografica, si cita, a riprova di questo orientamento, una bellissima sentenza della Cassazione penale. Il che quindi fa capire che questi problemi vanno diritti diritti davanti al giudice penale, dove si ha ottime possibilità in Cassazione di essere assolti. Morale della favola, sciopero della firma. Nessuno più firma atti amministrativi in caso di contrasto praticamente ubiquo fra cartografia e stato dei luoghi. Ma, e torno al dibattito interessantissimo che era emerso qualche minuto fa, la caratteristica ulteriore del PPTR è quella di fare un uso massivo dello strumento dei contesti ulteriori, cioè il 143,1 lettera E. Come vengono utilizzati questi contesti ulteriori? In questo modo, in Puglia sono stati identificati 154 vincoli. Alcuni di provenienza Galasso, altri di provenienza Bottai. Questi 154 spesso avevano vincoli indiretti. Questi vincoli indiretti sono stati in qualche modo considerati la base per estendere ulteriormente le aree interessate e farle divenire contesti ulteriori. Vi faccio un esempio concreto. Una chiesa rupestre della superficie di 3 metri quadrati ha generato un contesto ulteriore di 500 metri di raggio, praticamente andando a invadere il municipio di quel comune, e il sindaco si è abbastanza preoccupato. Come se non bastasse, nella stesura originaria adottata, ripeto, ad agosto del 2013, questi contesti ulteriori erano provvisti di salvaguardia. Quindi non si poteva effettuare alcuna modifica del territorio anche nelle aree che erano interessate da questi contesti. È successo il finimondo, seconda marcia indietro. Siamo già a ottobre del 2013, seconda delibera, con la quale il piano viene in qualche modo riadottato. Perché dico in qualche modo? Perché qui l'esperienza è stata veramente traumatica. Ci si è resi conto che non lo si poteva riadottare integralmente perché il giorno dopo sarebbe caduto il governo regionale, la figuraccia sarebbe stata eccessiva. E allora si è trovata una formula intermedia. Quando
quella di riadottare integralmente il titolo ottavo che conteneva le misure di salvaguardia, espungendo dal titolo ottavo la norma che conteneva la salvaguardia sui contesti ulteriori. E così finalmente il piano, nella sua forma ad oggi definitiva, ha avuto la possibilità di vedere la luce. Si è aperta la fase delle osservazioni che si è conclusa. Ne sono state presentate 2.700. Il 98% di queste osservazioni riguardano la cartografia, come era facile immaginare, mentre il 2% soltanto riguarda la normativa. E vengo all'altro profilo, e così spero di assolvere al mio dovere imperioso di essere rapido e sintetico. Come sono strutturate le tutele nel PPTR? Torna l'urbanistrese. Ovviamente il PPTR non è un piano vincolistico, come il PPTR è un piano proattivo, naturalmente. E quindi, beh, è normale, è ovvio, è un piano proattivo. Che cosa significa? Significa che il PPTR è l'oggetto di una produzione sociale del territorio. Non chiedetemi che significa, io sto esprimendo semplicemente i contenuti di qua e di là cercando di evidenziare i profili che lo connotano. Avendo quindi alla propria base una produzione proattiva del territorio, secondo una negoziazione processuale dello stesso, le norme tecniche di attuazione non hanno nel loro intento solo un carattere rigidamente vincolistico. Ci sono le norme che vincolano e le norme che vestono i 154 vincoli, ma vi sono tutta un'altra serie di norme che si articolano in direttive, prescrizioni, raccomandazioni e naturalmente best practices, non possono mancare mai, le quali non hanno carattere cogente. E quindi il giurista, torna il linguaggio di cui ci parlava il presidente Severini, che legge questo blocco di norme, comprende che deve affisare il suo sguardo soltanto nelle prescrizioni che hanno carattere immediatamente conformativo del bene della res e al massimo nelle direttive che costituiscono la parte del piano come piano direttorio, cioè come rivolto soltanto ai pianificatori provinciali e locali. E così sembra tranquillizzarsi, fino a quando non giunge all'articolo 91 dell'NTA, dove si legge che al fine di ottenere il titolo abilitativo alla trasformazione concreta del territorio occorre essere in linea col sistema complessivo dell'NTA. Quindi diventa difficile comprendere se quelle norme che, secondo la struttura del piano, sono un modello di regolazione dolce, naturalmente dolce, poi non diventino surrettiziamente parametri in base ai quali poter negare l'intervento oppure no. Torna cioè quel potere discrezionale che il presidente Severini ci ha detto proprio all'inizio essere il principale punto di attacco dei tentativi di giuridicizzazione attraverso la pianificazione. Io non rubo altro tempo perché dobbiamo ascoltare Cartei e tra poco il presidente Severini mi richiamerebbe subito all'ordine. Voglio dire soltanto un'altra cosa. Penso che questo piano, comunque lo ribadisco, al di là di queste, così consentitemi, ironie da parte di un giurista che non dovrebbe neanche parlare, perché il giuridichese è ancora peggio dell'urbanistrese, ma difendo la categoria. Ma al di là di questo, mi pare che questo piano abbia per la prima volta segnato una svolta nel sistema delle tutele della Regione Puglia. Noi venivamo da un PUT che era terribilmente vincolistico, che ha non serviva, ce lo ricorda Sandro, praticamente a nulla perché non è servito in alcun modo a impedire la distruzione del paesaggio. Questo è un tentativo estremamente serio. Sicuramente, come tutte le opere dell'uomo, è perfettibile. Io probabilmente, chiedo scusa, probabilmente attraverso questo piano si è inaugurata la vera generazione dei piani paesaggistici pugliesi. Vorrei concludere con
un'ulteriore affermazione di urbanistrese e non lo farò, mi limito a dire in perfetto giuridichese un siffatto piano credo che meriti tutto il nostro consenso in maniera molto laica. Mi fermo qua.